18, l'innovazione abita qui. Siamo allo stand dei cuori di Sfogliatella, un'azienda napoletana che ha innovato la tradizione della produzione della sfogliatella creando dei nuovi prodotti che sono davvero unici al mondo. Siamo in compagnia di Antonio Ferrieri, responsabile commerciale dell'azienda, che intanto invitiamo a salutare. Buongiorno Fabio, saluto principalmente a tutti gli ascoltatori, mi fa piacere di questa intervista perché ci teniamo sicuramente a presentare la nostra innovazione. Sono 32 anni che noi facciamo questo, ci fa piacere, pensiamo di ormai di essere diventato abbastanza professionale per poter lanciare quanto più prodotti è possibile nel nostro settore. Stiamo avendo tante belle soddisfazioni e ti ringrazio ancora attualmente per la tua intervista. Beh, diciamo che è una tappa dovuta, dal momento che, sì, è vero, io sono napoletano, giro il mondo e ogni tanto quando trovo qualcosa che riguarda la tradizione culinaria e gastronomica della mia città, gli do uno sguardo, talvolta anche con maggiore attenzione rispetto a tutto il resto, e in questo caso riconosco che voi avete creato davvero un piccolo miracolo. Intanto, in breve, qual è la storia della famiglia Ferrieri? Allora, come ti dicevo precedentemente quando abbiamo parlato un po' prima, noi 32 anni, la prima sfogliatella salata che noi facemmo la facemmo con astici e zucchine. Chiaramente astici e zucchine era improponibile perché di conseguenza costava chiaramente tanto, la dovettimo impoverire non di qualità ma mettendo un prodotto delle nostre tradizioni, e la facemmo con maialino nero di Caserta e con i friarielli napoletani. Questo avemmo un successo enorme, capimmo che potevamo chiaramente puntare sul prodotto anche salata, di conseguenza oggi fortunatamente dopo tanti anni abbiamo avuto il piacere che 5 chef stellati ci hanno ideato e firmato 5 sfogliatelle, tutte chiaramente esclusivamente di tradizione, tra cui, che ti posso dire, il ragù, la genovese, il baccalà, che sono prodotti che hanno sempre fatto parte della nostra cucina napoletana. Mentre tu parlavi, gli amici che stanno guardando la nostra intervista osservavano una serie di prodotti che voi realizzate. Da una parte sono dolci, dall'altra salati, e hanno una varietà gastronomica davvero vastissima. Come è nata l'idea 32 anni fa di andare a creare qualcosa di salato, quasi bestemmiando rispetto a quella che è la tradizione? Perché la sfogliatella, tutti i guru della pasticceria dicono, non si tocca, la formula, la ricetta deve rimanere quella, e voi invece, in barba a quella che è la tradizione, l'avete arricchito, o meglio, avete arricchito e variato la ricetta costruendo poi dei prodotti unici al mondo. Sì, come tu hai ricordato, 32 anni fa quando ho iniziato questo progetto e ne parlavo con alcuni amici, quasi mi ridevano, ridevano perché pensando che io potessi toccare un prodotto di tradizione che avesse 500 anni di storia. Io ho iniziato timidamente con il cioccolato, perché il cioccolato aggiungendo sicuramente non è che guasta tanto, però me ne sono reso conto maggiormente con l'aiuto di un team lavorativo che io tengo abbastanza validi, che siamo riusciti oggi dopo tanti anni a fare 19 varietà, tra cui addirittura abbiamo variato anche la forma della sfogliatella. Alcune sfogliatelle le abbiamo fatte a forma di Vesuvio con un cuore di cioccolato internamente, e dico sempre, chi se la mangia, e me lo confermano pure i clienti, hanno un'esplosione di bontà.
voi avete creato anche un progetto in collaborazione con lo zuccherificio da vino, qual è? Sì, noi abbiamo fatto una sfogliatella, noi stiamo usando lo zuccherificio da vino, sta facendo molti zuccheri aromatici e noi stiamo sfruttando alcuni dei loro zuccheri. Spesso, che ti posso dire, ma ultimamente l'abbiamo presentato pure a Milano nello stand di Davina, abbiamo fatto una sfogliatella con melannurca e l'aroma di cannella, che l'aroma di cannella l'abbiamo ricavata dallo zucchero che ci ha fornito Davina. Ecco, sono quelli che avete visto negli ultimi secondi mentre Antonio Ferrieri parlava e descriveva questo progetto. Antonio, voi esportate il vostro prodotto B2B in tutto il mondo. Riuscite a fornire con continuità una varietà di prodotti buonissimi e sempre più completi. Per chiunque desideri aderire al vostro progetto, acquistare il vostro prodotto, saperne semplicemente di più, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per avere contatti con voi e magari iniziare una partnership di tipo commerciale? L'indirizzo di posta elettronica è info@cuoridisfogliatella.it. info@cuoridisfogliatella.it per richiedere maggiori informazioni. Ti lasciamo al tuo lavoro, perché vediamo tanta gente che nel frattempo desidera informazioni, perché sei una delle novità di questa edizione 2018 di SIGEP. Noi ne approfittiamo insieme al paziente cameraman per accettare il tuo invito ad assaggiare una delle vostre sfogliatelle. Ti ringrazio e ti invito a salutare loro che sono dall'altra parte. Grazie, grazie a tutte e grazie a te per l'intervista che mi hai fatto. Buona sfogliatella a tutti, i cuori di sfogliatella.it. Io nel frattempo, immediatamente dopo averla assaggiata, o meglio averne assaggiata una delle tante a disposizione qui nello stand, continuo con altre novità per documentarle attraverso telecamera e microfono. Non andate via.